Amiche e amici di girwebtv.it, siamo alla periferia di Grottaglie e stiamo imboccando la strada che ci porterà alle cave di Fantiano, un monumento naturalistico non da tutti conosciuto ma che merita sicuramente una visita. Seguiteci. Le cave di Fantiano sono immerse nella omonima gravina, a ridosso di quella di Riggio. Per molto tempo questa gravina è stata popolata da uomini del luogo, fin quando non si consoliderà il nucleo urbano di Grottaglie. La zona è stata quindi interessata, per circa un ventennio, all'estrazione e produzione di conci di tubo e sabbia calcarenitica. Gli scavi e le estrazioni si conclusero alla fine degli anni 70, lasciando questa zona con evidenti tracce della presenza umana. Dopo essere stata per anni una grande risorsa del territorio per l'estrazione di materie prime dal sottosuolo, l'area delle cave ha subito un lento abbandono. Subito dopo la fine dell'estrazione del tufo, infatti, la zona è stata lasciata all'incuria del tempo e degli uomini. È stata usata, come altre gravine, come discarica abusiva a cielo aperto da chi voleva disfarsi di vecchi elettrodomestici, autovetture o materiale di risulta. Dopo gli anni del degrado, sopraggiunto subito dopo la fine dell'estrazione del tufo, il territorio calcarenitico delle cave ha subito un forte rifiorire della natura che in qualche modo si è ripresa quello che l'uomo le aveva strappato. Una prima pulizia dell'uomo, il tempo e madre natura hanno ridato l'antico splendore a tutta l'area. Grazie alla simbiosi di questi tre fattori si è ricreato un ecosistema assolutamente vivo e rigoglioso, affascinante nella sua maestosità. Diversi studi hanno documentato che il territorio della gravina è ricco di diversi habitat con varie specie botaniche. Sia le zone della cava che quelle della gravina hanno una vegetazione ricchissima di varietà e specie diverse. In tutta l'area predominata dalla macchia mediterranea svettano imponenti alberi di pino d'Aleppo in forma isolata o composta. Mirto, lentisco, alterno, olivastro, caprifoglio, asparago, ginestra, cisto, rosmarino e biancospino completano la flora e la vegetazione presente sul territorio. Un ecosistema così ricco e rigoglioso è popolato da diverse specie faunistiche. Barbagianni, beccaccia, cardellino, civetta, cornacchia, gazza, gufo, merlo, upupa, pipistrello sono i volatili più comuni, mentre per quanto riguarda i piccoli animali, tarantole e lucertole sono solo alcune delle specie presenti. Questo patrimonio naturalistico abbandonato da tanti anni è ritornato all'attenzione pubblica non molto tempo fa. L'amministrazione comunale, credendo nelle caratteristiche e nelle peculiarità di questo territorio, tenta un primo recupero. Rende accessibile l'area e spiana il territorio delle cave, facendolo diventare un contenitore di eventi. Uno scenario naturale incredibile, di assoluto impatto visivo, diviene quindi il palco di grandi eventi culturali, tra i quali ricordiamo le diverse edizioni di Musica Mundi e gli spettacoli messi in scena dal Teatro della Fede. Il successivo progetto di valorizzazione e di recupero si prefigge lo scopo di dotare la città e il territorio di una serie di spazi all'aperto che possano essere utilizzati per tutti gli eventi di carattere sociale, ricreativo, spettacolare e culturale. Il Parco delle Cave di Fantiano diventerà un civic space capace di accogliere per tutto l'anno attività, eventi e manifestazioni culturali e artistiche di diverso spessore e di varia capacità attrattiva. Un complesso contenitore di eventi altamente funzionale e versatile, uno scenario naturale perfettamente integrato con strutture accessibili e percorribili in totale sicurezza e tranquillità. Finisce qui la nostra passeggiata nelle cave di Fantiano, in questa bella giornata di sole primaverile. Ci allontaniamo con il naso colmo dei profumi della macchia mediterranea e le orecchie carezzate dal canto degli uccelli. Il vento ci accompagna e noi ci giriamo per un ultimo sguardo, sussurrando arrivederci. Amiche e amici di girwebtv.it, vi consigliamo questa passeggiata con i vostri bambini, in bicicletta, in auto. Staccate per qualche istante, per qualche minuto, anche per qualche ora, la vita frenetica della città e immergetevi in questo spettacolo naturale assolutamente stupefacente. È un consiglio che vi facciamo tutti noi dello staff di girwebtv.it, che veramente vi consigliamo questa esperienza che per voi sarà, crediamo, indimenticabile. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.